rende conto? Si rende conto che le ho dato un ordine? Vede, la procedura di sicurezza prevede che quando la potenza è ridotta fino al di sotto del 30%. Non ritarderò ancora il test, signore, solo per le paure di un gruppo di subordinati. O fa quello che le ho chiesto o la licenzio. D'accordo, ma non credo. Se non esegue subito le mie istruzioni, è esonerato. E ora rimuova le barre. D'accordo, iniziamo con due, coraggio. Gli ha dato di volta al cervello. E in menopausa. Cosa sta succedendo? Bene, prima di continuare nella ricostruzione dell'incidente, vediamo di capire qual è la situazione. Qui siamo nella centrale nucleare di Garigliano, che attualmente è chiusa, ma che continua a essere sorvegliata. Vedete che la sala di controllo è molto simile a quella di Chernobyl, anche se il reattore è completamente diverso. Buonasera, buonasera. Paco Lanciano. Allora, lei ha portato qui, diciamo, il nucleo, il cuore del reattore per capire come funziona. Sì. Ma che tipo di esperimento stanno facendo? Ecco, proprio per capire questo esperimento, che era un esperimento che serviva a verificare le condizioni del reattore in caso di mancanza di corrente. In realtà il vero problema è la modalità con cui questo esperimento è stato portato avanti, perché sono state staccate tutti i sistemi di controllo che servivano proprio per avere la massima sicurezza. Si è andati contro le regole. Sì. Ora, in questo reattore ci sono quattro elementi. Quattro di elementi base. Che ci aiutano a capire anche queste regole quali erano. Allora, l'elemento fondamentale naturalmente è la barra che contiene l'uranio, cioè l'elemento che dà energia al sistema. E ce ne sono tantissime. Ce ne sono tantissime, producono neutroni nella loro fissione e questi neutroni devono essere rallentati per continuare a tenere accesa la reazione a catena e questi vengono rallentati dalla grafite. Questo cilindro di grafite che noi abbiamo sezionato a Chernobyl aveva tantissime di queste barre che erano immerse nella grafite e avevano a fianco anche altre barre che sono queste di metallo, il terzo elemento, che sono delle barre che invece assorbono i neutroni. Quindi se noi le barre le inseriamo nella grafite, i neutroni vengono assorbiti e la reazione si spenge. Viceversa, se li solleviamo, la reazione continua, anzi aumenta la temperatura del Quindi tutto. Queste barre funzionano da freno e da acceleratore. Queste barre devono essere regolate. C'è una regola fondamentale che è quella per cui non devono mai essere sollevate tutte, sennò il sistema va a temperatura troppo elevata ed è pericoloso. Tutto questo sistema a cosa serve? Serve a scaldare l'acqua che qui vediamo in questi attorno alle nostre barre di combustibili, acqua che entra calda ma esce come vapore, lo vediamo qui, questo è il nostro reattore, entra l'acqua ed esce il vapore. Quindi alla fine tutto questo sistema serve a produrre, diciamo, acqua calda o comunque vapore che poi fa girare una turbina, in questo modo si produce energia elettrica. Qual è una delle regole fondamentali? Non togliere il freno, cioè non sollevare tutte le barre. Almeno 30 barre devono essere sempre inserite all'interno. E invece, per fare questo esperimento, oltre a non rispettare altre regole fondamentali, abbiamo visto nella sala di controllo, viene dato l'ordine di sollevare tutte le barre. E vediamo le conseguenze. Pietro, che succede? Il flusso d'acqua dalla turbina è debole. Va bene. Spegnete tutti i controlli di sicurezza o rischiamo un blocco nel bel mezzo del test. Lo conosco, ha insegnato per 10 anni nella scuola di Sasha. Scusate se interrompo, è così difficile chiudere il becco. Vi chiedo troppo, forse non siete in grado? Che branco di bifolchi. Avvisatemi quando abbiamo i risultati. Siamo a 700, signore, critico. Contenta, signora Kima? Certo, signore, molto, ma continuo a Bene, pensare... Bene, finalmente. Allora, andiamo avanti. Spegnete la turbina numero 8. Via la 8, per favore. Spegniamo la turbina 8. C'è un picco di potenza. Come? Un picco, guarda. Abbiamo solo spento una turbina, era tutto stabile, ho controllato lì. Ma vuoi che ti dica, lo vedi da solo? Sì, lo vedo, ma non è possibile. Dobbiamo interrompere subito il test. Ripristino il sistema, signore. Spengo il reattore. Ma bene, addio test. Come ci giustifichiamo adesso? Mi dispiace, ma non c'era altro da fare. I livelli di potenza erano arrivati a... Che cos'è? Che succede? Qualcuno mi spiega che succede? Le barre di controllo non sono in posizione, non capisco, non sono rientrate. Le faccio rientrare. Ho premuto il pulsante di scram per l'arresto rapido, dovevano essere già tornate a posto. Forse... Ma che...
Va bene, emergenza. Raffreddare immediatamente il reattore e aumentare il corso dell'acqua. Raffreddatelo! Bisogna farlo a mano. Andate tutti a rimettere le barre in posizione. È l'unico modo sicuro per spegnere il reattore. Sono io che comando qui, chiaro? Sono io che comando! Akimov, cosa ha fatto? Ma niente, signore. Non capisco, io... Guardi, ho solo premuto il pulsante di scram, ma non è successo niente. Ha sovraccaricato. Ma non so il perché. Cosa è successo? Perché il reattore è esploso? Abbiamo visto il tecnico che invano ha cercato di premere quel bottone di spegnimento rapido che c'è in ogni centrale, anche qui al Garigliano. Ora vediamo questa manopola rossa che va operata contemporaneamente con un'altra. Allora, Paco Lanciano, perché non ha funzionato questo spegnimento rapido? Cosa è successo? Ecco, abbiamo visto che prima di questo tentativo l'ordine che veniva dato era quello di sollevare le barre. Noi abbiamo appena imparato che le barre sono un po' il freno del reattore. Sollevarle significa aumentare la capacità di produrre calore. Naturalmente, per raggiungere la temperatura che serviva per l'esperimento, in questo caso non si sono rispettate le regole che abbiamo visto prima. Cioè di tenerne almeno 30 sempre inserite. A freno, sempre dentro, e vengono sollevate addirittura tutte, cosa che non si deve fare mai. A questo punto la produzione del calore aumenta in modo esponenziale e quindi anche la temperatura aumenta. Quando ci si rende conto di questo, viene dato l'ordine di premere il pulsante, cioè di far scendere velocemente le barre dentro. Le barre impiegano comunque 25 secondi, che sono molti, nel frattempo si continua a produrre calore ed ecco quello che succede. Le barre cominciano a scendere e a un certo punto si fermano, si incastrano. Perché? Perché il calore ha cominciato a deformare la struttura del nocciolo, cioè si sta cominciando a fondere. Questi cilindri dentro cui devono entrare le barre non sono più dritte. E quindi i freni... Quindi i freni non rientrano più, a questo punto il calore continua ad aumentare. E che cosa succede? Succede che l'acqua che si doveva scaldare e che doveva in piccola percentuale diventare vapore, ecco che cosa succede. La piccola quantità di vapore qui dentro si accumula in termini come molto rapidi. Come in una pentola a pressione. Aumenta la pressione ed improvvisamente ecco che scoppia proprio il reattore, si solleva questa copertura che peraltro non era una copertura particolarmente stabile, esce del materiale radioattivo, in particolare escono sia le barre di uranio e vengono sparate come fossero dei razzi. Una Katiuscia, sia le barre di controllo vengono trovati pezzi a un chilometro di distanza e entrando l'aria c'è un'ulteriore esplosione, contatto fra l'idrogeno prodotto e l'ossigeno dell'aria, genera un'esplosione successiva. Prende fuoco la grafite, insomma succede quindi di tutto. Questo grande incendio porta a una colonna di aria calda che sale, che porta in atmosfera una gran quantità di elementi radioattivi. Si sta formando la nube radioattiva. Vediamo cosa succede dopo. Lanciano, è incredibile come questi tecnici ancora non si siano resi conto della gravità del disastro. Sì, c'è stata questa grande esplosione, noi adesso lo vedremo con questo modello. Questo è il modello di tutto il reattore numero 4 della centrale di Chernobyl, che ci è stato preparato da Giuseppe Isoldi, come le altre macchine che abbiamo visto. Ebbene, questa copertura, se noi solleviamo la copertura, vediamo che cosa è rimasto del reattore. Vediamo che proprio il reattore è completamente distrutto, ma ci sono macerie anche attorno dovunque, cioè tutti gli impianti, quelli che portavano l'acqua in pressione ad esempio, sono stati completamente distrutti da questa esplosione. E poi i fumi radioattivi che se ne sono e andati. E si sta alzando la famosa ma colonna questo, di materiale radioattivo. Questo coperchio, per così dire, questo tetto, come mai non era a tenuta? Questo è, diciamo, un tetto che assomiglia un po' a un tetto di un capannone industriale, sebbene molto rinforzato. Ma non era tenuta perché, date le dimensioni del nocciolo e quindi del reattore, per fare un contenitore a tenuta si sarebbe dovuto costruire una sfera di dimensioni grandi quanto tutta la centrale, che era impensabile. Questo dipende dal fatto che il reattore era particolarmente grande. Nei reattori moderni, quelli che si costruiscono oggi, il nocciolo ha dimensioni di 3-4 metri e quindi le sfere o cilindri di contenimento possono essere mantenute in dimensioni molto più piccole. Del resto sono ad acqua e non più a grafite. Sì, è proprio un'altra tecnologia. Una cosa che dobbiamo dire di questo incidente è questa, che da un lato abbiamo detto molto chiaramente non sono state rispettate le norme di sicurezza, ma va anche detto che il progetto di questo reattore comunque era un progetto che aveva delle debolezze, delle lacune e gli operatori non erano stati informati della possibilità che il reattore avesse certi comportamenti, conoscevano le
procedure standard. E questo quindi uscite perché? Da quel, questo perché? Perché naturalmente in questo, nel sistema tutto doveva funzionare. Passare sotto silenzio e gli errori non potevano essere esposti. E quindi siamo arrivati a questa situazione. Quindi c'è una somma di problemi di progettazione e anche poi di...